Mr. Jerry, selfie. Buongiorno. Amo. Oggi tocca alla Daria. Dunque, cosa dire della Davide Face? Che questa testa è praticamente l'ultima scultura che è rimasta della Davide della prima versione, quella del video dal 92 al 97, dove nel video ho detto che alla fine ho distrutto il modello in Creta, senza specificare bene perché, solo stando su una battuta. Ma in realtà non l'ho distrutto completamente. Prima di distruggere la Creta perché c'era un problema di proporzione, perché la prima versione era alta 1,76 m, dopo la quarta o la quinta versione finale era diventato 1,84 m, i ferri saldati nelle cosce non mi permettevano di in proporzione aumentare in base tutte le parti del corpo, e siccome la Davide deve fin dall'inizio essere sempre muscolosa, con quella proporzione lì, se non l'avessi tirata come l'ho tirata adesso, avrebbe dato più la sensazione di un trans che di una donna magari muscolosa, palestrata, in forza. Per cui prima di distruggerla completamente ho continuato a lavorare un po' il busto, e di questo busto ho fatto un esemplare unico che è di proprietà della Brunella Mambelli, una carissima amica che mi onoro di conoscere da quando ero un ragazzo e tuttora continua questa bella amicizia, e mi fa molto piacere che lei abbia di tutto il primo periodo della Davide l'originale. Questa faccia qui, a differenza di quella che ha lei con in più anche le tette, il busto e tutto quanto, ha una leggera rientranza qui nella faccia, perché quando ho fatto questo stampo era già passato un po' di tempo e la gomma siliconica si, come tutti i materiali, si invecchia, deturpa e ha preso una ondulazione che uno che non lo sa non lo nota, ma guardando l'originale, se ci fosse l'originale vicino, si vedrebbe che qui la faccia gli rientra un po'. È rimasto comunque lo sguardo della Davide, di quella versione finale che, come si vede nel documento del famoso video di quasi 1 milione di visite, nelle varie versioni dove si è sempre visto con gli occhi chiusi, nell'ultima versione si vedeva con gli occhi un po' più aperti, socchiusi, li aveva aperti praticamente. Mi ricordo anche perché alla fine è stato fuori quell'esperienza, che adesso non racconto perché non ha senso. Ha senso parlare di questa Davide Face perché quando l'ho fatta l'ho ricomposta un po' a pezzi e ho modellato anche i capelli sopra, cercando di racchiudere un pochino senza inseguire fedelmente la modellazione, diciamo, della scultura che ha la Brunella, ma completandola un po' così, diciamo, con uno stile nuovo. Poi ho fatto il basamento in mosaico, che merita, non so se si vede, sul bel basamento in mosaico, e poi vi ho ingessato, non so se si vede, all'interno del collo un perno di alluminio che è un po' flessibile, infatti si vede che la testa dondola un pochino, no? Dorato, in modo da dargli questo filo di essenza che la tiene in equilibrio, in posa, e nello stesso tempo gli dà questa sensazione di movimento che è da sempre una emozione vitale. In più ha avuto tutto un lavoro di fosforescente in varie tonalità, per cui al buio tutta la testa si illumina. Della faccia della Davide originale ha mantenuto comunque la dolcezza del viso, la sensazione dello stato d'animo interiore che aveva. Quella fascia dei capelli più alta da come è adesso, insomma, sono i vari passaggi che la Davide inevitabilmente ha fatto e credo dovrà ancora fare se avrà la fortuna di essere portata a termine. Cosa che mi auguro. Sei veramente bella, Davide, cazzo che belli occhi che hai.
Per cui la Davida in la Davida Face, come l'ho chiamata, cioè la faccia della Davida, per riscattarla ci vogliono 2.000 euro. 2.000 euro perché è una scultura che è storica, è storica. A parte la scultura della Brunella, questa qui è l'unica testa personalizzata che è rimasta, e per cui anche solo il valore che avrebbe fino a se stessa meriterebbe 2.000 euro, ma in più ci sono tante altre ragioni. Ed è un esemplare unico, sia come modellazione, come patina, per via del fosforescente di questi vari verdi, e anche per l'esecuzione con la greca stilizzata che ho fatto nel basamento. Per il momento non mi sento di dire nient'altro, perché siamo verso la fine della conclusione del calendario dello sterminio e sto accelerando i tempi in modo da far uscire uno giorno, da avere una settimana di tempo prima del 21, in modo da fare un po' il punto della situazione e vedere come si profila l'andamento tuttora in atto, che a parte alcune cose veramente belle e calde, però mi hanno confermato la totale indifferenza tutto quello che è il mio lavoro, e io ne prendo atto perché ho bisogno di capire, faccio tutta questa cosa perché ho bisogno di capire dove devo andare, come devo muovermi per continuare a sentire quel buon senso della vita. Per cui questa è la Davida, 10.000 firme non verranno, a meno che Locrez voglio fare un colpo di scena e venire fuori con 10.000 firme buttate sul tavolo, il che veramente darebbe l'amnistia a tutto quanto lo sterminio, e ci sarebbe un senso nel bloccarlo e farlo partire invece affinché possa cominciare a dare prosperità per chiunque si trovi coinvolto in un ambiente dove ci sono delle opere d'arte che fanno compagnia, fanno compagnia. Ok, questo è tutto, pensateci, perché potrei distruggerla a malincuore, perché è veramente veramente molto bella, però non so dove metterla, non so dove metterla, e in più la distruzione mi permette di chiudere lasciando un segno. Quindi, oggi è venuta una coppia a chiedimi del gatto, vorrebbero riscattare il gatto, hanno preso le misure, adesso guardano a casa, e potrebbe essere che possa andare bene il quadro del gatto. E parlando con loro, la donna, ma anche il marito era in quella sintonia, però è stata la donna a dirlo, ha detto: questa cosa che sta facendo fa male, e io ho riconosciuto, è vero, fa male. Non è la mia intenzione quella di voler fare male, però mi rendo conto che a questo punto c'è bisogno di qualcosa che ti venga a fare male se vuoi sentire che il cuore reagisse. E loro sono le persone che hanno reagito. Infatti, ma non è che lo dico perché hanno comprato le mie cose, già da come mi hanno salutato dalla vetrina si vedeva quella umanità accesa che cerca di fare il suo meglio. E nell'essere umano abbiamo bisogno di questo, non di fare i gesti eroici che pochi sono in grado di fare, ma ognuno di noi possa fare un po' del suo meglio spendendo la propria sensibilità, e se possibile non seguendo la nostra checklist dei pensieri, ma veramente un po' quello che sentiamo dentro il nostro benedetto cuore, perché è lui quello che ci dettagli veramente l'agenda e ci dice se possiamo essere contenti o no, e lui non farà mai compromessi. C'è verso. Ok, questa è la Davida Face, pensateci, e spero che qualcuno se la porti a casa o che possa essere messa in un posto e che possono goderne tanti. Sei bella anche di nuca, eh? Sei bella, beh, dici di sì, eh? Sei bella. Ti do un bacio. Dove c'è il difetto? E un bacio con tutto il cuore lo do a quel gran genio che la vorrà riscattare.
Davida. Mr. Jerry, selfie. Amo messaggeriamo.